Ok, dai, possiamo iniziare. Si sente bene? Ok, perfetto. Allora, oggi siamo qua e parleremo di Gymkhana 994, che è l'ultima, cioè la nostra macchina più recente, è dedicata completamente al settore automotive. Le sue peculiarità sono che è una macchina compatta e facile da trasportare. Nicola vi farà vedere sia i morsetti in dotazione che gli opzionali e vi farà fare una piccola demo di questa macchina, vi farà vedere tutte le sue peculiarità nello specifico. Lascio la parola a Nicola e vi ricordo di scrivere come sempre le domande nella chat che poi noi leggeremo e Nicola risponderà. Grazie Mary. Buongiorno a tutti, io sono Nicola, grazie intanto per esservi collegati e come anticipava appunto Mary, oggi vi faremo vedere la nostra Gymkhana 994, duplicatrice che è nata per il taglio delle chiavi auto. Quindi a questo punto ci avviciniamo alla duplicatrice ed iniziamo la dimostrazione. Questa è la nostra duplicatrice Gymkhana. Innanzitutto vi anticipo che noi la utilizzeremo con la copertura trasparente, quindi con il carter di protezione aperto, semplicemente per rendere le immagini, diciamo, più nitide, più visibili a voi. Questo ovviamente non è possibile farlo nelle duplicatrici in produzione comunque sul mercato. Come dice, questa è la nostra duplicatrice Gymkhana, come vedete è formata da un morsetto U. In dotazione la duplicatrice viene dotata appunto di due morsetti con i quali praticamente andiamo a racchiudere, comunque a tagliare gran parte delle chiavi auto. Sia la chiave auto tracciata, come questa, sia la chiave auto piatta a doppio lato, quella, diciamo, vedete, vecchio modello. Oltre a questi due morsetti, ci sono altri due morsetti opzionali che possono essere acquistati e utilizzati sulla duplicatrice. Per chiavi, diciamo, speciali, particolari. Uno è il morsetto per le chiavi TIB Ford, quindi le classiche chiavi, tra virgolette, chiamate a chiodo. E l'altro morsetto è opzionale, è il morsetto S che viene utilizzato per il taglio delle chiavi simplex, che sono, diciamo, delle vecchie chiavi utilizzate dalla Citroën. Su alcune auto, su alcuni mezzi. Praticamente la duplicatrice è dotata di un tastatore, che è questo tool, questo utensile, con la quale attraverso il contatto elettrico va a decodificare, quindi va a leggere di fatto la chiave del cliente. Altra caratteristica della duplicatrice è appunto dotata di questo fresino, praticamente grazie appunto a questo fresino con un unico utensile è possibile tagliare sia le chiavi tracciate laser sia le chiavi piatte doppio lato. Quindi questo evita, diciamo, all'utilizzatore di dover sostituire utensili nel momento in cui passa dal taglio di una chiave tracciata laser al taglio di una chiave piatta. Ora ci spostiamo sul software. Ecco, altra cosa che volevo dirvi è che la duplicatrice può essere utilizzata con la console, come in questo caso, che poi può essere o tenuta appoggiata al banco, come abbiamo fatto noi, oppure può essere fissata anche sul carter della duplicatrice, quindi sulla parte superiore della duplicatrice. Oppure può essere anche utilizzata attraverso la nostra app. La nostra app può essere appunto installata su uno smartphone, sul tablet, e
e la duplicatrice viene appunto comandata attraverso la nostra app, quindi diciamo il cliente può decidere se utilizzarla con la console o eventualmente utilizzarla con l'app. Una volta avviata la duplicatrice, arriviamo sul menu principale del nostro software Liger, che è installato su tutte le nostre duplicatrici, e praticamente sul menu principale vediamo già racchiuse, diciamo, le ricerche più utilizzate per il taglio di una chiave, per la ricerca di una chiave auto. Queste tre ricerche sono la ricerca per auto, in cui andiamo ad inserire marca, modello, anno dell'auto. In questo caso facciamo un esempio di una chiave Fiat, diciamo della Fiat 500, quindi seleziono appunto marca auto. All'interno del database abbiamo tutte le marche dei produttori di automobili. In questo caso andiamo a digitare o inserire Fiat, premiamo avanti. Una volta selezionato la marca, troviamo tutti i modelli di Fiat, quindi selezioniamo o scorriamo la lista fino a trovare la nostra Fiat 500. Abbiamo la divisione degli anni di produzione, se l'auto ha diverse versioni. Una volta selezionato l'anno appunto dell'auto, arrivo al menu operativo della mia chiave. Sul menu operativo ho la possibilità di decodificare la chiave, quindi in questo caso con la funzione decodifica io devo andare ad installare sul morsetto, quindi la duplicatrice innanzitutto mi dice il tipo di il modello di morsetto da utilizzare. Mi dice che devo posizionare la chiave originale, quindi quella del mio cliente, sul morsetto U, e in più mi dà tutta una serie di altre informazioni. Mi dice, ad esempio, che questa chiave va chiusa sul morsetto tenendo la chiave appunto in appoggio sul tool magnetico, che è questo tool, che va appunto inserito sul morsetto per poter chiudere correttamente la chiave, che ora vi farò vedere. Quindi in questo caso vado ad inserire il mio stop, il mio tool magnetico sul morsetto. Questo tool, diciamo questo stop, mi permette di chiudere la chiave in posizione, quindi mettere il tool in battuta con il fermo della chiave. Quindi una volta inserita la mia chiave e messa in battuta sul fermo, chiudo la chiave sul morsetto. Il morsetto è un morsetto autocentrante, quindi nel momento in cui chiudo la chiave me la centra al centro appunto del morsetto. A questo punto una volta chiusa la chiave rimuovo il mio fermo magnetico e do conferma, diciamo, della decodifica. A questo punto la duplicatrice inizia a decodificare, quindi a leggere la chiave del cliente. Prima di andare a decodificare, a leggere la chiave, verifica attraverso tutta una serie di tocchi, di controlli, che il morsetto installato sia effettivamente quello richiesto e soprattutto con questo movimento verifica che il fermo magnetico, il tool magnetico che avevo utilizzato per bloccare la chiave in posizione sia stato effettivamente rimosso. Quindi in questo modo, diciamo, se l'utilizzatore dimentica di rimuovere il tool nonostante il messaggio, diciamo, che dà la duplicatrice, comunque c'è un controllo, quindi non c'è nessun rischio, diciamo, di danneggiare la duplicatrice. A questo punto la duplicatrice ha concluso la decodifica e infatti sul software, quindi sulla schermata della mia console, mi appare il messaggio di decodifica completata. Una volta
confermato il messaggio, praticamente la duplicatrice mi fa vedere proprio graficamente la chiave che sono andato a decodificare. Sempre su questa schermata la duplicatrice mi dà tutta una serie di informazioni che possono appunto essere utili. Tra queste informazioni mi dà il codice indiretto. Quindi sulla casella in alto a sinistra, in questa posizione, la duplicatrice mi dà il codice indiretto, il cosiddetto, diciamo, codice tessera, che il codice della scheda, della chiave. Questo codice, quindi all'inizio appunto io non avevo questo codice, ma avevo solo la chiave del cliente. La duplicatrice, decodificando la chiave, leggendo, diciamo, la cifratura, controlla all'interno del database, o verifica all'interno del database questa combinazione, e appunto mi dà il codice indiretto. Questo questa è un'operazione che fa in automatico la duplicatrice, e può essere comunque un servizio che posso dare al mio cliente, in quanto gran parte delle volte, diciamo, che il possessore dell'auto, il cliente che chiede la copia chiave, molto probabilmente non ce l'ha, quindi gran parte delle volte appunto non ha questo codice, o se ce l'ha magari non si ricorda dove lo ha messo, o eventualmente a cosa serve. Quindi io, dando questo codice al cliente, qualora il cliente appunto perdesse tutte le chiavi, se viene da me con questo codice alfanumerico, questo codice indiretto, io ho la possibilità di, con la duplicatrice elettronica, poi vedremo come, ho la possibilità di tagliare appunto la chiave anche senza avere una chiave originale, una chiave funzionante. Oltre a queste informazioni, sempre sul menu operativo, ho anche la possibilità di salvare, o comunque di crearmi un database personalizzato di tutte le chiavi che ci sono all'interno della duplicatrice. Facciamo un esempio: nella mia zona comunque vedo che la chiave Fiat, questa specifica chiave Fiat, la chiave tracciata, mi viene, diciamo, richiesta spesso, perché comunque ci sono tanti mezzi, tante auto che utilizzano questa chiave. Quindi, per velocizzare la ricerca all'interno del database, io ho la possibilità di salvare appunto la chiave, quindi in questo caso vado a salvare la scheda di taglio e non la chiave con la cifratura, nei preferiti. Quindi abbiamo una sezione preferiti, e la vado a salvare, diciamo, la chiave la vado a salvare cliccando sull'icona con raffigurata la stella. In questo caso la duplicatrice mi chiede di inserire una nota. Quindi qui posso inserire, diciamo, qualsiasi nota che mi ricordi, appunto, che mi ricolleghi a quel tipo di chiave. In questo caso vado a scrivere Fiat FT22, che è il nostro codice del grezzo, del blade. A questo punto la stella, come vedete, è diventata nera. Questo sta ad indicare che questa chiave è nei preferiti, e poi vi farò vedere appunto come recuperare poi questa informazione, o comunque come sfruttare questo menu di preferiti. Ritorniamo nella chiave appunto decodificata, quindi questa è la nostra chiave decodificata. Direttamente sull'immagine, quindi sull'immagine della cifratura della chiave, la duplicatrice mi fa vedere altre informazioni che possono essere utili in alcuni casi. In corrispondenza di ogni cifratura, la duplicatrice mi fa vedere due linee, una linea gialla e una linea rossa. Praticamente con queste due linee la duplicatrice mi dice com'è, diciamo, lo stato della chiave che io che ho decodificato, quindi la chiave del cliente, e invece come poi taglierà la chiave con le quote originali. Quindi in questo caso le due linee praticamente coincidono, ma nel caso di chiavi molto usurate, consumate, rovinate, oppure copie di copie,
queste due linee appunto potrebbero non coincidere, anzi. Diciamo, il vantaggio, ecco, della duplicatrice elettronica è che partendo anche da una chiave molto consumata, molto usurata, io ho la possibilità di andare a rifare, a tagliare una chiave con le quote originali, come diciamo se la chiave fosse appena uscita dal produttore, cosa che non sarebbe possibile fare con una duplicatrice appunto manuale. Quindi nel menu operativo mi fa vedere proprio graficamente eventualmente anche, anche queste piccole differenze. Una volta appunto decodificata la chiave, posso premere avanti e a questo punto arrivo nel menu di taglio. Nel menu di taglio la duplicatrice, oltre a dirmi di posizionare la chiave grezza nel morsetto, quindi dovrei a questo punto rimuovere la chiave del cliente ed installare il nuovo grezzo, diciamo, da tagliare, mi dà tutta una serie di informazioni. Mi dice innanzitutto il fresino da utilizzare, in questo caso appunto è quello standard, quello in dotazione alla duplicatrice. Mi dice, ecco, cosa è importante, mi dice il materiale della chiave, quindi io sulla seconda icona, cliccando la seconda icona, ho la possibilità di cambiare il materiale, quindi in base alla chiave che sto tagliando, che dovrò tagliare, posso anche modificare le velocità, quindi di default è impostato l'ottone, eventualmente posso modificarla in alluminio, nickel silver, acciaio, steel stopper acciaio, e anche un materiale customizzato, personalizzato. Praticamente sulle impostazioni della duplicatrice ho la possibilità appunto di modificare a mio piacimento questa velocità, quindi ho anche la possibilità appunto di creare una velocità personalizzata da utilizzare per il taglio magari di qualche chiave in particolare. Poi mi dice sull'icona in fianco, mi dice ovviamente il morsetto, il tipo di morsetto da utilizzare, mentre sulla colonna di destra abbiamo la possibilità di inserire il numero di copie, quindi eventualmente se il cliente chiede più di una chiave posso inserire il numero delle copie, e posso anche attraverso il tasto salva salvare la chiave in archivio. Quindi in questo caso, a differenza del preferito che abbiamo visto prima, in questo caso vado a salvare la chiave con anche la cifratura, quindi anche come abbiamo visto sui preferiti, cliccando il tasto salva la duplicatrice mi chiede una descrizione, di inserire una descrizione, quindi possiamo andare ad inserire test webinar, ripeto, qui poi può essere inserito qualsiasi nota, qualsiasi testo, clicco il tasto salva e in questo modo la mia chiave è stata salvata in archivio e la posso recuperare o comunque richiamare in qualsiasi momento. Poi vi farò vedere appunto attraverso il software, diciamo, su quale menu viene salvata e come recuperarla. A questo punto noi seguiamo l'indicazione, quindi togliamo la chiave decodificata, quindi quella che ho decodificato dal mio cliente, e vado ad installare il nuovo grezzo da tagliare. Una volta installato il grezzo, vado a rimuovere, come ho fatto prima, il fermo magnetico. Comunque la duplicatrice mi avvisa appunto prima del taglio di rimuoverlo, e come abbiamo visto prima, oltre ad avvisarmi, ora prima di iniziare il taglio, diciamo, vero e proprio della chiave, va a controllare, comunque verifica che
quel fermo magnetico appunto che serve per chiudere la chiave in posizione sia effettivamente stato rimosso. Quindi dopo aver fatto tutti questi controlli, la duplicatrice inizia il taglio vero e proprio della chiave. Quindi adesso sta completando il taglio del primo lato. Una volta completato il taglio del primo lato, la duplicatrice mi chiede di girare appunto la chiave di 180 gradi per fare il taglio del secondo lato. Quindi a questo punto io dovrei girare la chiave e poi fare il taglio del secondo lato. Ora per, diciamo, comodità e per ottimizzare i tempi non andiamo a tagliare il secondo lato. Come vedete la duplicatrice ha tagliato appunto il primo lato, poi dovrei girarlo per fare il secondo lato. A questo punto annulliamo l'operazione per, diciamo, ritornare nel menu operativo. Una volta finita la chiave, quindi il software rimane nel menu di taglio, quindi se dovessi tagliare una seconda chiave non devo rileggerla, ma semplicemente selezionando il tasto taglia vado a rifare la stessa chiave. A questo punto ritorniamo nel menu principale e volevo appunto farvi vedere dal menu principale dove siamo andati a salvare le chiavi. Quindi sul tasto preferiti, quindi sul menu di preferiti, qui ho la possibilità di appunto richiamare le chiavi che ho impostato appunto come preferiti. Quindi il database personalizzato che mi sono creato delle chiavi più utilizzate, comunque quelle che mi vengono richieste più spesso, le trovo direttamente dal menu principale. Infatti io suggerisco, diciamo, a tutti di utilizzare questa funzione proprio perché mi velocizza la ricerca della chiave, perché come abbiamo visto prima non devo entrare su marca, modello, auto marca, modello, anno dell'auto, ma lo trovo direttamente sui preferiti. Mentre la chiave con la chiave con la cifratura la trovo all'interno del mio archivio. Quindi io dal menu principale, cliccando su archivio, di nuovo su archivio, qui mi trovo la chiave con la cifratura, quindi la chiave con la cifratura che ho salvato. Trovo sulla colonna nota, vedo la nota che è stata inserita, quindi selezionando la chiave e cliccando avanti, la duplicatrice mi dà la possibilità di ritagliare, diciamo, la stessa chiave anche senza avere la chiave del cliente. In questo caso io sulla nota avevo semplicemente inserito test webinar senza mettere nessun altro dettaglio sulla chiave. Se diciamo in questo caso passa qualche giorno, non ricordo poi qual era il grezzo da utilizzare per fare la copia perché non ho più la chiave del cliente, dal menu operativo, cliccando su chiave grezza, la duplicatrice mi dice quale grezzo keyline, comunque sono inseriti più produttori, quindi quale grezzo posso utilizzare per tagliare, per fare la copia della chiave. Quindi una volta inserito il grezzo posso direttamente andare appunto a tagliare la chiave. Torniamo nel menu principale e
vediamo, diciamo, un'altra modalità di ricerca che è sicuramente utilizzata, è la modalità di ricerca per chiave grezza. Praticamente, anziché inserire marca, modello, anno dell'auto, io posso dire alla duplicatrice quale chiave sto facendo, quale chiave devo fare, inserendo il codice appunto del grezzo. Quindi cliccando su grezzi, troviamo all'interno della sezione grezzi tutti diciamo, i codici di grezzi, sia nostri che di produzione della concorrenza, quindi dei grezzi che vengono appunto utilizzati per la copia chiave. In questo caso andiamo a selezionare una chiave open, così vi faccio vedere un'altra caratteristica della duplicatrice. Quindi andiamo a selezionare la classica chiave Opel tracciata, che è il nostro codice VX5. Perché ho selezionato questa chiave? Perché volevo farvi, diciamo, vedere come si comporta la duplicatrice sul taglio e sulla decodifica delle chiavi con fermo punta. Quindi, mentre prima avevamo fatto la simulazione, comunque la demo sulla chiave Fiat, che è una chiave con fermo posteriore, in questo caso prendiamo una chiave Opel, ecco, in questo caso, che è una classica chiave a fermo punta, quindi tracciata l'arma a fermo punta, quindi è tutta liscia, non ha il dentino, diciamo, per chiudere in posizione la chiave. Perché volevo farvi vedere questo? Perché con questa duplicatrice, nel momento in cui io vado a decodificare questa tipologia di chiave, la duplicatrice mi dice semplicemente dove, diciamo, più o meno posizionare la chiave sul mio morsetto. Sul morsetto U ci sono tutta una serie, queste linee, diciamo, tutta una serie di posizioni laserizzate sul morsetto, quindi scritte sul morsetto. La duplicatrice in questo caso mi dice semplicemente di posizionare la chiave all'incirca sullo stop chiamato U1, quindi sul morsetto c'è una linea, una riga con si nominata U1, dove appunto posizionare la chiave. Però questo, ripeto, è un posizionamento, comunque un'informazione, diciamo, di massima. Perché? Perché io nel momento in cui io vado a chiudere la chiave, come detto dalla duplicatrice, più o meno a 1, nel senso non riesco a, è impossibile chiuderla perfettamente in posizione U1. Ma in fase di, il bello, diciamo, di questa duplicatrice, qual è? Che con queste chiavi, in fase di decodifica e anche in fase di taglio, prima di iniziare appunto il processo, una volta verificato che il morsetto sia installato, sia quello corretto, cosa fa la duplicatrice attraverso il tastatore? Va a toccare la punta della chiave, quindi attraverso questo tocco, che è lo che sta facendo appunto adesso la duplicatrice, riesce a capire in che posizione la chiave è stata chiusa sul morsetto. Quindi questo, diciamo, mi permette di chiudere, tra virgolette, la chiave, sì, ripeto, tra virgolette, a caso, sul morsetto, e poi alla duplicatrice che si regola di conseguenza in base a come e a dove è stata chiusa la chiave. Ovviamente anche qui la chiave deve essere chiusa in modo che la cifratura sia tutta esposta sul morsetto. Se sbadatamente avessi chiuso la chiave con parte della cifratura non visibile dalla duplicatrice, quindi all'interno del nostro, diciamo, morsetto, in quel caso la duplicatrice mi avrebbe avvisato, appunto mi avrebbe dato un messaggio, mi avrebbe detto di spostare la chiave, perché nella posizione in cui è stata chiusa non può essere decodificata o tagliata appunto correttamente. Quindi una volta decodificata, come possiamo vedere, la duplicatrice mi dà la chiave con la mia cifratura. Come abbiamo visto prima, anche in questo caso la duplicatrice mi dà quel codice indiretto
quel famoso codice indiretto, quindi dalla lettura della chiave originale la duplicatrice mi fa la ricerca anche del codice e mi dà anche quell'informazione. Quel codice indiretto, diciamo, è comodo, comunque può essere utilizzato quando magari il cliente ha perso tutte le chiavi, quindi non ho una chiave da poter decodificare, da poter leggere con la duplicatrice, però se il cliente, comunque avendo quel codice, posso andare a tagliare la chiave. Come lo posso fare? Come lo devo fare? Dal menu principale seleziono codici, quindi l'icona codici. Come avete visto, quindi direttamente dal menu principale non devo neanche dire alla duplicatrice di che auto si tratta, che auto sto facendo, che auto, appunto, che marca, modello, anno dell'auto devo fare, ma semplicemente da codici vado ad inserire questo codice indiretto. Allora, sulla simulazione di prima, la duplicatrice mi aveva, della Fiat, mi aveva dato come codice DE027, quindi andiamo a inserire 08. Cosa fa la duplicatrice? Verifica su tutto il database, verifica quel codice da quali produttori, diciamo, è stato utilizzato. Quindi qui mi dà più produttori, perché comunque la stessa chiave è stata utilizzata da Jeep, da Alfa, da Peugeot, da Lancia, da Ferrari, quindi mi dà tutta una serie, appunto, di marche che utilizzano questa chiave. In questo caso seleziono la riga dove è presente Fiat, premo avanti e la duplicatrice mi dà appunto direttamente la chiave con la cifratura. Anche in questo caso, come abbiamo visto prima, se non so qual è il grezzo che devo utilizzare per il taglio chiave, posso cliccare sulla casella chiave grezza e la duplicatrice mi dice quale referenza keyline o anche della concorrenza posso utilizzare per il taglio della chiave. Quindi questa ricerca, appunto, per codice è sicuramente comoda ed è l'unica, diciamo, forse quasi l'unica soluzione in caso di chiave completamente perse, in caso di chiavi perse. Quasi l'unica soluzione, perché non è vero che è l'unica soluzione, in quanto la duplicatrice mi permette anche di inserire il codice diretto della cifratura. Il codice diretto, cos'è il codice diretto? Praticamente il codice diretto è questo codice, quindi questo codice che sta ad indicare la cifratura vera e propria della chiave, quindi in questo caso BA, 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 BD, questo è il codice diretto della cifratura, quindi della chiave, quindi la duplicatrice mi permette anche di tagliare la chiave avendo quel codice, quindi in questo caso sfruttiamo, diciamo, il menu di preferiti, quindi selezioniamo sempre la nostra chiave Fiat e dal menu operativo, come vedete, abbiamo anche, appunto, l'icona, la casella diretto. Quindi a questo punto io, tramite la funzione diretto, vado ad inserire direttamente, appunto, la cifratura della chiave. Vado ad inserire, appunto, la nostra cifratura della nostra chiave, quindi BA, BA, B, A, B, D. E a questo punto potrei andare, appunto, a tagliare la chiave. Perché posso, cioè, quando ho queste informazioni, quindi il codice diretto non è così facile, diciamo, da avere, o comunque non è un'informazione che magari il cliente ha, ma questo codice diretto lo posso ricavare, diciamo, attraverso magari o il ferro lisci, quindi nel caso in cui il cliente abbia perso tutte le chiavi, attraverso il ferro lisci riesco a risalire alla cifratura, o appunto eventualmente un turbo decoder, riesco a risalire alla cifratura e una volta inserita, appunto, questa
cifratura sulla duplicatrice, la duplicatrice elettronica mi permette di appunto tagliare la chiave. Altra funzione sicuramente interessante che può essere utile in questo caso è la ricerca dei codici parziali, in quanto io facciamo l'esempio, attraverso appunto il decodificatore o il ferro lisci riesco a risalire al 90% della mia cifratura. Per qualche motivo non riesco a identificare o decodificare appunto la prima posizione della mia chiave. Attraverso questa funzione trova codici, cosa fa la duplicatrice? Verifica questa cifratura, quindi tutte le cifrature che io ho già inserito, verifica queste cifrature dove o su quanti codici sono state, su quante chiavi quindi sono state utilizzate in questa sequenza. Quindi appunto io in questo caso clicco su trova codici e in questo caso mi dice che non sapendo diciamo la prima posizione della cifratura della mia combinazione, non sapendo quella, mi dice che comunque ha verificato su tutta la tabella dei codici e l'unica combinazione diciamo esistente, in questo caso appunto ce n'è solo una, e corrisponde al codice DE02708, il codice indiretto. In questo modo io sono sicuro che l'unica chiave che rispetta diciamo i dati che avevo inserito io è questa. Altrimenti cosa avrei dovuto fare? Avrei dovuto provare, diciamo comunque impostare manualmente la prima posizione, quindi su questa chiave ogni posizione può avere quattro profondità, quattro cifrature, quindi avrei dovuto tagliare una chiave con la profondità A, una chiave con la profondità B, una chiave con la C, fino a trovare diciamo quella corretta. In questo modo invece è la duplicatrice che mi fa tutta una serie di verifiche e mi dà solo i codici che effettivamente possono essere tagliati, quelli che sono appunto reali su queste chiavi. Quindi questa è un'altra funzione sicuramente interessante che può essere utilizzata. Poi volevo farvi vedere, quindi a questo punto ritorniamo nel menu principale e abbiamo visto appunto gran parte delle ricerche più utilizzate, che sono queste tre, quindi marca, modello, anno dell'auto, codici se sono in possesso del codice indiretto e grezzi invece se ho il grezzo il grezzo che posso appunto utilizzare per fare la copia. Vi faccio vedere un'ultima chiave, perché appunto come dicevo prima, con la stessa configurazione, quindi con lo stesso morsetto e con la stessa fresa, ho la possibilità anche di tagliare le chiavi e decodificare le chiavi piatte doppio lato. Quindi anche in questo caso posso andare in ricerca o per grezzo o eventualmente per auto. In questo caso andiamo ad inserire Fiat, questo mettiamo Fiat punto modello prima del sì, fino al 1999. Selezioniamo la nostra la ricerca decodifica e appunto la duplicatrice mi dice che utilizzando appunto lo stesso morsetto, il morsetto U, ho la possibilità di tagliare e decodificare e poi tagliare anche queste chiavi. Quindi l'inserimento sul morsetto è praticamente come le altre chiavi tracciate che abbiamo visto prima, quindi come le chiavi laser. Anche in questo caso, essendo una chiave fermo posteriore, la duplicatrice mi dice di utilizzare lo stop magnetico, quindi vado a installare lo stop e chiudo la chiave, poi rimuovo il mio fermo.
una volta confermato la decodifica, inizia appunto a leggere la chiave. Diciamo, differenza della chiave tracciata a laser, in questo caso in fase di taglio, non tanto in fase di decodifica, ma in fase di taglio, ovviamente non dovrò girare la chiave sul morsetto, ma la chiave verrà appunto tagliata direttamente senza doverla girare. Prima la duplicatrice taglierà un lato e poi taglierà appunto il secondo lato. Mentre la decodifica, come vedete, viene fatta solo su un lato, essendo la chiave simmetrica, quindi la duplicatrice va a leggere solo un lato della chiave. A questo punto vado a rimuovere la chiave, diciamo, del cliente, la chiave originale, ed installo il grezzo da tagliare. Una volta installato il grezzo in posizione, vado a togliere il fermo magnetico e ora vedete che appunto in fase di taglio la duplicatrice taglierà prima un lato della chiave e poi il secondo lato, ovviamente per questa tipologia di chiavi senza, ripeto, dover rimuovere la chiave e girare la chiave. Quindi la duplicatrice fa tutti i controlli, quindi sia verifica che sia il morsetto, sia quello installato, sia quello corretto, e verifica che il fermo magnetico appunto sia stato effettivamente rimosso dal morsetto. A differenza appunto di prima, o comunque a differenza della chiave tracciata, ovviamente in questo caso la duplicatrice non mi chiede di rimuovere o di girare la chiave, in quanto una volta terminato il processo la chiave è pronta per essere appunto utilizzata. Ok, ora iniziamo a leggere qualche domanda. Prima domanda, è possibile modificare la velocità di taglio? Sì, come appunto spiegavo prima, dal menu di taglio lo possiamo vedere direttamente dalla console, dal nostro software. Allora, selezionando questo pulsante, cliccando questo pulsante, la possibilità di cambiare il materiale della chiave e di conseguenza abbiamo modificato appunto la velocità, quindi abbiamo varie velocità settate per i vari materiali e in più ho la possibilità attraverso il menu delle impostazioni di modificare, di creare una velocità personalizzata, quindi che vado a richiamare appunto sul menu di taglio selezionando l'icona con l'omino. E questa velocità appunto è possibile modificarla direttamente dal menu principale andando su impostazioni, parametri e praticamente qui sulla sezione materiali, quindi sulla prima colonna troviamo la sezione materiali e ho la possibilità appunto di modificare eventualmente sia la rotazione, il numero dei giri, diciamo, di rotazione della fresa, sia eventualmente anche l'avanzamento della chiave, quindi entrambe le velocità sono appunto modificabili dall'utente.
un'altra domanda che abbiamo è: le chiavi le posso salvare solo se entro nel menu come amministratore? Le chiavi, allora no, possono essere salvate anche come utente, diciamo user comune, ma poi per poterle richiamare dall'archivio devo essere amministratore. Ancora qualche domanda? È possibile? Scusate, ma non c'è... ecco, è possibile mostrare di nuovo come deve essere posizionato il fermo magnetico? Sì. Aspetta, okay. Vado avanti con la domanda. Come e se si utilizza quando si deve duplicare una chiave con il fermo in punta? Cosa okay. succede se la chiave con fermo in punta è consumata? Allora, in questo caso, vabbè, probabilmente la domanda è stata fatta, diciamo, prima di quella parte della spiegazione, ve lo ripeto. Ovviamente nel caso della chiave con fermo punta non va utilizzato lo stop magnetico, non va utilizzato lo stop magnetico, e anzi adesso approfittiamo, vi facciamo rivedere come va inserito sul morsetto. Vediamo se riusciamo a farlo vedere. Praticamente il fermo magnetico ha un dentino, non so se riuscite a vederlo, comunque ha un dentino che va inserito sulla scanalatura del morsetto. Il morsetto presenta, diciamo in questa posizione, una scanalatura che fa sì appunto che il mio fermo magnetico si incastri perfettamente sulla posizione. Quindi appunto va inserito sulla scanalatura che c'è sul morsetto. È l'unica posizione, diciamo, in cui può essere inserito. E andiamo avanti con le domande. Oltre alle chiavi a traccia e cifrate doppio lato, quale altre chiavi la duplicatrice può tagliare e che morsetti servono? E come dicevo all'inizio, ci sono attualmente altri due morsetti opzionali. Uno è il morsetto H, identificato con la lettera H, che serve per il taglio delle chiavi TIB della Ford. E l'altro morsetto è il morsetto S, che è il morsetto per il taglio delle chiavi simplex, quindi le chiavi simplex che sono state utilizzate per un po' di anni, qualche anno fa appunto dalla Citroën. Quindi può tagliare, la duplicatrice è predisposta anche per tagliare queste due tipologie, altre due tipologie di chiavi, utilizzando questi due morsetti opzionali. Di tempo per scrivere altre domande. Un'altra domanda. È possibile modificare la posizione di riposo del carrello? Perché ho avuto problemi con alcune cover che toccavano sul vetro di protezione. Allora, non è possibile modificare, diciamo, la posizione del carrello, ma eventualmente, adesso non so quali modelli sono magari così lunghe, ma nell'eventualità, diciamo, si può, una volta inserita la chiave, eventualmente il cliente può abbassare, diciamo, sganciare quindi il blocco, abbassare il radiocomando, se è così, diciamo, grande, in modo da poter chiudere la copertura. Poi, durante la lavorazione, il morsetto va verso l'interno della duplicatrice, quindi il problema dell'ingombro appunto non si presenta. E andiamo avanti con le domande. Ci puoi dare qualche info sull'utilizzo della versione con lo smartphone? Allora, l'utilizzo da smartphone, praticamente, vabbè, non è possibile avere tutte
tutte le ricce, comunque tutte le informazioni che abbiamo con la console, ma può essere praticamente utilizzata inserendo marca, modello, anno dell'auto, quindi in quel caso la ricerca va fatta per marca, modello, anno dell'auto, può essere fatto anche per grezzo e per codice, quindi abbiamo solo queste tre ricerche, ma appunto non abbiamo la possibilità di salvare la chiave, non abbiamo la possibilità di creare la lista di preferiti, non ho la possibilità di vedere la quota letta e confrontarla con la quota identificata che dicevo prima, quindi vedere eventualmente usure della chiave. Diciamo che la versione da app mi permette sì di tagliare appunto e decodificare le chiavi, ma non mi dà tutta una serie di informazioni che invece la console e il software della console riesce a darmi. Scusa, puoi dare anche il nome dell'app? Perché hanno appena chiesto qual è l'app a cui fai riferimento. Allora, l'app, ve la faccio vedere. Allora, l'app è Keyline Duplicating Tool, ha quest'icona, allora ha l'icona quella rossa, diciamo, okay. E di fatto si presenta come l'app che viene utilizzata, la nostra app per l'utilizzo della Mini, per il clonatore, quindi diciamo la struttura è molto simile. Perfetto, grazie, andiamo avanti. I tagli da 1.5 mm li faccio con la fresa standard o c'è un'opzionale? Anche i tagli da 1.5 si fanno con la fresa standard, confermo. Come dicevo prima, in quel caso lì la fresa, la fatalità, questa fresa è da 1.5, quindi fino all'1.5 si riescono a tagliare con la fresa standard. C'è un'altra domanda che probabilmente è più di natura commerciale, ma la leggiamo comunque. Sono previsti altri morsetti magari per il taglio delle chiavi a casa? Attualmente direi di no, nel senso la duplicatrice appunto è stata sviluppata per le chiavi auto, quindi non c'è in programma, ecco, almeno non c'è in programma lo sviluppo di morsetti per le chiavi residenziali. Ultima domanda, se puoi spiegare linea gialla e linea rossa. Ah, ok, sì, praticamente. Come dicevo... Come dicevo prima, una volta decodificata la chiave, la duplicatrice mi fa vedere a video, in corrispondenza di ogni cifratura, un segno giallo e un segno rosso. Allora, vediamo, ridecodifichiamo una chiave così possiamo farlo vedere. Allora, quindi appunto una volta decodificata in corrispondenza di ogni cifratura, la duplicatrice mi fa vedere un segno, una riga rossa e una riga gialla. Con la riga gialla mi fa vedere proprio graficamente la quota che è stata letta sulla chiave. Quindi la quota letta sulla chiave che io ho decodificato. E mentre con la riga rossa, la duplicatrice mi fa vedere come la chiave sarà tagliata e la quota rossa sta ad indicare appunto la quota nominale, quella originale della chiave.
Ora, una volta decodificata, proviamo a zoomare sull'immagine, così vediamo se riusciamo a farvi vedere nello specifico appunto queste due linee o questa minima differenza. Allora, praticamente in corrispondenza appunto di ogni cifratura appare una linea gialla e una linea rossa. La linea gialla, come dicevo prima, è la quota letta, quindi quello che la duplicatrice ha letto sulla chiave. E solitamente non coincidono, perché la chiave magari del cliente è consumata, comunque usata, è usurata, e quindi c'è questa minima, diciamo, differenza tra la quota appunto letta e la quota decodificata. Il vantaggio, ripeto, della duplicatrice elettronica è che mi permette di tagliare sempre una chiave con le quote originali come nuova. E c'è da dire che comunque nell'eventualità se, diciamo, il cliente vuole tagliare la chiave con le quote lette, la duplicatrice mi permette di anche questo. Quindi attraverso il menu di modifica, quindi una volta decodificata la chiave vado su modifica, io ho anche la possibilità di tagliare la chiave non con le quote originali decodificate, ma eventualmente con le quote lette. In questo caso andrei a fare una chiave, una copia, di fatto una copia, quindi andrei a fare una chiave, tra virgolette, usurata come quella originale. Domanda, l'app la posso usare anche se ho comprato la macchina con la console? Sì, certamente, nel senso che se appunto ho acquistato la duplicatrice con la console, posso comunque utilizzare la duplicatrice anche con l'app, magari per comodità, se devo fare un intervento fuori dal negozio, posso spostare o comunque portare via solo la duplicatrice, che comunque ha un peso sì, ridotto, perché pesa all'incirca 16-17 kg, se non ricordo male. E appunto posso comandarla, quindi non portare via la console, posso comandarla direttamente dallo smartphone. Ok, vi ringraziamo per aver partecipato anche oggi e vi ricordiamo che manderemo come sempre il questionario alla fine del webinar e vi ricordiamo anche che dal mese prossimo, poi invieremo il calendario nuovo domani, inizierà un mese di webinar dedicati al settore automotive, quindi ci sarà più STAC e 884 Mini con vari modelli d'auto. E domani riceverete il calendario, quindi vi aspettiamo la prossima settimana. Grazie. Grazie, buona giornata.